Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video unboxing. Il pacco che andiamo ad aprire è questo, un pacchetto piccolo, leggero. Vedete, ha il simbolo classico di Amazon, ma la particolarità di questo pacco è che è stato acquistato da Amazon America. L'ho acquistato su Amazon America perché questo prodotto che c'è all'interno di questo pacco ovviamente non è disponibile su Amazon europeo, né francese né inglese, su quello americano invece sì. E la cosa bella è che comunque il prodotto è spedito e venduto da Amazon. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, andiamo a aprire questo pacco perché sono curioso come voi, perché non l'ho ancora aperto, come vedete ancora tutto sigillato, so cosa contiene ovviamente, ma sono curioso di avere in mano quello che contiene questo pacco. Quindi ragazzi, adesso senza perdere altro tempo andiamo ad aprire il pacco americano di Amazon. Lo apriamo un po' alla brutta maniera, tanto chi se ne frega. E all'interno di questo pacco ecco cosa c'è ragazzi: i filtri della Polar Pro per Autelivo. Come vi dicevo, questi filtri, ovviamente essendo l'Autelivo un drone che è venduto solo in America, per trovare questi filtri ovviamente bisogna acquistarli dall'America. Magari si trova anche qualcosa su eBay o qualche altro venditore, magari inglese o cose del genere, non lo so, però ho preferito acquistarli direttamente da Amazon America, così è stato spedito e consegnato da Amazon. Questi sono i filtri della Polar Pro per Autelivo, ce n'è dentro 3, ND4, ND8 e ND16. La cosa interessante è che questo pacchetto l'ho ordinato sabato ed è stato consegnato di lunedì, cioè è arrivato dall'America in praticamente 3 giorni, e la cosa mi ha lasciato veramente stupito, perché dava come consegna il giovedì, cioè ordinato il sabato e dava come consegna il giovedì, che già sarebbe stato più che buono, nel senso mi andava benissimo anche così, ma invece addirittura è arrivato di lunedì. Praticamente ci ha messo 2 giorni e mezzo per arrivare dagli Stati Uniti. Veramente Amazon riesce sempre a stupirmi in questo, non so come abbiano fatto, però veramente tanta roba nella velocità di consegna di questo prodotto. Adesso andiamo ad aprirli, giusto per dargli un'occhiata, perché ripeto, li sto aprendo adesso anch'io per la prima volta con voi, e magari ne proviamo a montare uno sull'Autelivo. Quindi andiamo ad aprire il sigillo, prendo il taglierino, ok, abbiamo aperto il sigillo, non è vero, non abbiamo aperto il sigillo, adesso abbiamo aperto il sigillo. Ed ecco qua. Scatoletta, cosa contiene ancora? Vediamo. Ah, ok, niente. Contiene lo straccettino per pulire i filtri, un adesivo Polar Pro. Quindi mettiamo via la scatola. Qua abbiamo un cartoncino pubblicitario, non lo so, via anche questo. E qua abbiamo finalmente i filtri. Eccoli qua, i filtri Polar Pro. Andiamo ad aprirli ed ecco qua, questi sono i filtri della Polar Pro per Autelivo. Qua abbiamo inciso dentro il grado che hanno le lenti, questa è ND4, questa vediamo ND8 e questa ND16. Inoltre, un'altra cosa positiva dei filtri della Polar Pro è questa: l'applicazione, che è disponibile sia per iOS che per Android. Che cosa fa questa applicazione? Ci consiglia quale filtro andare a mettere in base alle impostazioni che abbiamo in quel momento nella nostra fotocamera, per fare i video o per fare la foto. Ovviamente l'applicazione ci dà la temperatura, ci dà un countdown di quanto manca al tramonto, quindi di quanto sole, di quanto tempo di luce abbiamo ancora. Qua ovviamente ci dà il vento, e qua possiamo andare a scegliere cosa stiamo facendo in quel momento. Quindi se noi andiamo a scegliere video, adesso vi faccio vedere meglio da vicino,
qua in base a quello che dobbiamo fare, cioè se dobbiamo fare un video o fare una foto, andiamo a selezionare. Qua in questo momento mi dice no filter. Con queste impostazioni secondo lui non c'è bisogno di un filtro, anche perché in questo momento sono, vedete, le 18:34, quindi secondo lui ovviamente i filtri in questo momento non servono, perché comunque di luce fuori non ce n'è. Quindi proviamo a impostare, per dire, se io adesso provo a salire con i parametri al massimo, vedete che già qua allora mi dice che di mettere un filtro ND4. Se scendo, a questo punto mi dice no filter. Se salgo, a questo punto mi consiglia di mettere un filtro ND4. La stessa cosa è diciamo per le foto. Quindi direi che questa applicazione dedicata ai filtri della Polar Pro è una cosa aggiuntiva, o meglio un dare di più comunque al cliente o chi utilizza questi filtri della Polar Pro. Adesso volevo provare a montare un filtro di questi sulla videocamera dell'Autelivo, quindi proviamo a montarne uno, tanto per avere un'idea di come si installano sull'Autelivo, e poi vedremo nei video che farò come si comporteranno. Adesso proviamo a montarne uno, quindi recuperiamo l'Autelivo, ok, qua sotto ovviamente vedete c'è la videocamera, dovrebbero svitarsi. Qua la ghiera dovrebbe svitarsi, infatti si svita qua questa ghiera, e ecco tolta la lente, quella standard. Proviamo a montarne una della Polar Pro. Ed ecco qua ragazzi, ecco montata una lente della Polar Pro, o meglio un filtro lente della Polar Pro. Quindi ragazzi, direi che l'installazione è semplice, veloce, precisa, ovviamente anche perché la fotocamera del drone di qualità, le lenti Polar Pro che sono il top dei filtri, quindi la combinazione di queste due cose non potevano che andare benissimo una sull'altra. Direi che è una accoppiata che ci sta molto bene. Quindi ragazzi, adesso non ci resta che fare qualche volo con questo fantastico Autelivo, andare in qualche posto figo per farli volare e provare questi filtri. Uno per la funzione che hanno ovviamente di filtraggio della luce, e l'altro che dovrebbero praticamente togliere il discorso che a gradi zero del gimbal la punta dell'elica sinistra non dovrebbe più vedersi, quindi non c'è più bisogno di abbassare il gimbal di quei gradi per non avere la punta dell'elica quando si va in avanti, ma con il filtro dovrebbe annullarsi questo tra virgolette difetto. Quindi ragazzi, se questo video unboxing veloce è giusto per farvi vedere cosa avevo acquistato per questo Autelivo, e magari se qualcuno di voi è interessato ad acquistarli, vi lascio il link di Amazon America per acquistarli. Vi ripeto, sono arrivati praticamente in 2 giorni e mezzo, come se li avessi comprati qua in Italia. Quindi ragazzi, se questo video unboxing del Polar Pro per Autelivo vi è piaciuto, lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!